Bene, le persone che state vedendo in questo momento sono alla Biblioteca Chiesa Rossa. Alla mia sinistra potete vedere Cristiana e poi Laura Sanchioni, l'autrice del libro di cui parleremo stasera. Vabbè, la mia faccia ormai la conoscete, faccio un primo piano soltanto per le persone che sono qui, che magari non hanno mai visto il mio avatar, potrebbero avere dei problemi a capire. Ecco, questo sono io. Come vedete, sono molto più carino lì che nella realtà, ma questo succede quasi per tutte quante le persone. Noi abbiamo preparato questo bosco e l'abbiamo fatto appositamente perché come dice, il libro parla di un luogo che è circondato da boschi e molte scene, insomma, si svolgono in un luogo così fatato. C'è poi un riferimento, ne parleremo dopo, ad una fonte di acqua calda e allora abbiamo questo laghetto messo tra gli alberi da cui salgono vapori, vedete, ecco qui. Le persone potranno vederci da quel monitor. E quindi questo è il gioco che noi facciamo. Adesso io mi accomodo qua. Eccomi qui seduto a godermi lo spettacolo. Cristiana mi aiuterà stasera per l'intervista e io prima di incominciare ringrazio Laura Sanchioni che ha accettato di partecipare a questo gioco con Second Life e Cristiana che mi aiuterà per l'intervista e ringrazio, la volta scorsa non l'ho fatto, ma stavolta ci tengo perché credo che abbia un valore particolare. Pasquale, che è direttore della biblioteca, perché per ospitare un evento come questo ci vuole un attimo di coraggio, vero? O forse. No, noi come vedi siamo abituati a frequentare mondi molto strani, però quando ci proponiamo, non è facile spiegare di che cosa si tratta, che cosa facciamo, come ci incontriamo, il tipo di eventi che organizziamo. Quindi avere uno spazio così carino, così suggestivo, a noi piace molto. Passiamo al libro? A te, io direi di incominciare presentando Laura. A te, io faccio il comitato fuori, ogni tanto entrerò, però da questo momento in poi lascio a te guidare la serata, Cristiana. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Cristiana Zamparo e sono la direttrice editoriale di Ragiole Edizioni. Mi piace moltissimo essere lì con voi in quel boschetto, ma la prossima volta mi farò fare un avatar da Giovanni anch'io. Prima di presentarvi Laura Sanchioni, che è qui alla mia sinistra, vi racconto due cose di Rajuela, della nostra casa editrice, perché è una casa editrice molto piccola che appunto non è conosciuta e vorrei parlarvi anche un po' di lei. Rajuela è nata circa un paio di anni fa e abbiamo già pubblicato 10 titoli. È nata dal desiderio di fare buona letteratura, che per noi vuol dire fare letteratura non commerciale. E uno di questi libri, questo libro, secondo me, è un libro di ottima letteratura. La Rajuela, non so se adesso magari da lì arriverà qualche suggerimento. La Rajuela è il gioco del mondo, la campana. È il gioco che si fa con il sassolino, gettando a terra il sassolino e all'interno di uno schema fatto con un gessetto sul marciapiede. Come si chiama lì da voi in quel bosco, questo gioco? Beh, la Vediamo. campana, almeno da dove Campana? abito. Sì. Qualcuno di voi ha dei nomi particolari, visto che venite da varie parti d'Italia? Settimana, mondo? Non so, non sento voci. C'è qualcuno che si ricorda o che altri. Dovete dirlo in voice perché non si vede la chat. Oppure se qualcuno lo scrive in chat ci deve essere qualcuno che me lo ripete a voce. Io la chiamavo Campana. Ok, Campana allora è Sì, il. a Firenze Campana. Ok, allora noi abbiamo scelto questo nome per la casa editrice perché è il nome di un romanzo molto famoso di Julio Cortázar, che appunto si chiama Gioco del Mondo, e anche perché è un'ottima metafora. Adesso vi leggo poche righe che ci sono all'interno di ogni nostro libro che spiegano perché appunto noi abbiamo scelto questo nome per la casa editrice, poi passiamo al libro di Laura. La Rajuela, il gioco del mondo, si gioca con un sassolino che bisogna spingere con la punta della scarpa. Ingredienti: un marciapiedi, un sassolino e un bel disegno fatto col gessetto, preferibilmente a colori. In alto sta il cielo, sotto
sposta la terra. È molto difficile arrivare con il sassolino al cielo. Quasi sempre si fanno male i calcoli e il sassolino esce dal disegno. Poco a poco, nonostante tutto, si comincia ad acquisire la necessaria abilità per salvare le diverse caselle. Un giorno si impara a uscire dalla terra e far risalire il sassolino fino al cielo, fino ad entrare nel cielo. Il brutto è che proprio a quel punto, quando quasi nessuno ha ancora imparato a far risalire il sassolino fino al cielo, finisce di colpa l'infanzia e si casca nei romanzi, nell'angoscia da due soldi, nella speculazione di un altro cielo al quale bisogna comunque imparare ad arrivare. E siccome si è usciti dall'infanzia, ci si dimentica che per arrivare al cielo si ha bisogno di questi ingredienti, un sassolino e la punta di una scarpa. Questo è di Julio Cortázar. Adesso passerei a parlare del libro di Laura e di Laura. Vorrei parlare a questo punto io meno possibile, perché ritengo che l'autore faccia sempre le cose meglio dell'editore in questi casi, soprattutto se si tratta di Laura. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire due cose di te, Laura? Dai, dici due cose di te, grazie. Due cose. Laura Sanchioni. Allora, si dice nasco come anatomopatologo, in realtà sono nata come nascono tutti, poi per vicissitudini che non sto a raccontarvi, ma che sono ancora qui a capire perché ho fatto questa professione e quindi mi sono trovata molto rassicurata dai morti più che dai vivi, quindi come me. Sono stato un medico un po' strano. Adesso sono in pensione e mi sono messa a scrivere, però mi accorgo di avere ancora il corso dei morti dietro alle spalle, certe volte dietro, certe volte davanti, e quindi continuo a vivere con i morti. Questo libro qui è ambientato nel 1400, è ambientato a Ornavasso. E quindi tutte le persone ovviamente sono tutte morte, eppure attraverso di me è come se fossero rivissute. In alcune mi sono proprio immedesimata, in altre molto meno, però mi sono accorta che poi le storie si ripetono attraverso i secoli e quindi c'è sempre qualcosa di attuale anche nel passato. Oppure c'è sempre qualcosa di passato, forse meglio, anche nell'attuale. Racconto io due cose del libro e poi faccio vedere. Guarda, siccome abbiamo la lettura proprio dell'inizio del libro, secondo me possiamo fare leggere quella. Perfetto. E da lì partiamo poi per il resto. Un attimo che fermo qui. La prima lettura mi pare che sia di sì, Alex, giusto? Sì, esatto. Ci sono paesi verso cui la natura non è stata prodiga. Si trovò a pensare Joseph verso sera, mentre il barcone era fermo, vicino ai canneti dove la toce si inosculava nel lago, in attesa che arrivassero i buoi. Le cave di ghiaia avevano dilacerato il mantello dei monti, e ora incombevano in ospitali tra il lago e il piano, con le loro pareti a sassaie. Com'erano più belli i buchi d'ingresso delle sue cave di marmo, là a metà costa, buchi che attorno lasciavano intatta la vegetazione, le erbe, il terreno, buchi grandi che da lontano sembravano ingressi per i giganti, altro che per i tuergi. Dalle sue parti non si faceva che parlare di nani, gnomi, folletti, tutta gente minuta, bonaria, ma minuta. Mentre a lui sembrava che le sue montagne fossero ricoveri per i giganti, fossero loro stesse giganti. Questo però era solo lui a pensarlo, non lo aveva mai sentito dire da nessun altro. Era il segreto che aveva condiviso con Marianne. Talvolta ne parlavano la sera, quando andava a trovarla stanco dopo il lavoro, e scendendo il sentiero passava davanti alla casa della fidanzata. Il cancelletto che dava sull'aia era solo accostato, e da lì scendeva la scala per entrare nell'altra corte, quella di casa, cintata da un basso muretto a protezione degli spazi domestici. Talvolta si fermava a mangiare. Era la vecchia Antonia a invitarlo, minestra, la stessa di sempre.
ma la minestra dell'Antonia, che lui chiamava già mamma, era una di quelle che a furia di valeriana gli induceva sonni tranquilli, pieni di sogni. O forse era Maria Nen a farlo sognare? Davanti al fuoco si mangiava in silenzio, poi, quando nella scodella non era rimasto più niente, si buttava ancora un ciocco nel focolare e a quella luce lui parlava del suo lavoro nella montagna, dei suoi massi, quelli che aveva siglato una volta staccati, e infine dava la stura ai segreti. Non c'era posto migliore per confidarli. Tu e le montagne, tu e le cave, tuoi massi, tuoi segreti, tutto il mondo sembra sia tuo. A me lasci qualcosa? Lo interrompeva lei quando vedeva che il suo entusiasmo lo trascinava in uno di quei processi di identificazione con la materia che tanto gli erano abituali quando col mazzuolo batteva la pietra per farci entrare lo spirito. Maria Nen rideva mentre lo rimproverava e lui se la stringeva forte al petto. Questa donna, sì, era sua, sua, e tra poco se la sarebbe sposata, non appena fossero bastati i denari per prender casa. Non appena si fosse potuto permettere il lusso di non lavorare alla cava, per lavorare notte e giorno al piano per sé. Per tutto l'autunno e anche l'inverno aveva continuato a cavare marmo, marmo, blocchi di marmo che venivano trascinati fino al punto d'imbarco e una volta sul fiume sarebbero entrati di lì a 2 giorni a Milano. Era appena stato a vedere dove finiva il suo marmo. E ora era impaziente di potersi stendere nel letto di foglie secche di faggio, per rivivere come in un sogno tutto ciò che gli era successo. Nonostante l'inverno avanzato, quel giorno era stato di sole, per fortuna, perché navigare in inverno nella foschia era come trovarsi in un limbo senza orizzonti, senza speranze. Josef, invece, per tutto quel dì, aveva sperato, o forse sognato, di andare verso una vita migliore. Grazie. Grazie Alex. Adesso possiamo parlare della trama? Sì, in questo primo pezzettino del libro ci sono già un sacco di ingredienti che poi verranno sviluppati e che verranno ritrovati, sì, che verranno sviluppati all'interno del libro. E la persona che parla in questo pezzo è Josef, che farà immediatamente una brutta fine, poverino, perché verrà scaraventato giù dalle scale fuori dalla casa di Maria Nen. Vi faccio parlare di questo da Laura, che mi giurerà per l'ennesima volta che non vi racconta come va a finire il libro, cosa che tenta di fare a ogni presentazione. Il libro parte dai vivi per finire coi morti. Di morti ce ne sono parecchie, prima di tutte quella di Maria Nen. Di Josef. Siamo alla vigilia di Natale e l'ambientazione è Ornavasso, dove ci sono delle cave di marmo. Il filone delle cave è lo stesso di quello della Candoglia. Dalla Candoglia si cavano i marmi per il Duomo di Milano. Josef è di ritorno dal Duomo, ma è venuto a sapere molte cose, per cui viene scaraventato, già morto, sulle scale di casa di Maria Nen, che sta filando con le amiche in attesa del ritorno del fidanzato. Come è stato ucciso? Antonia, che è la mamma di Maria Nen, subito dice è morto perché ha avuto un malore, il viaggio a Milano è stato troppo faticoso. In realtà invece è stato ucciso con un corno, con una piccola ramificazione di corno di cervo che gli è stato ficcato nell'orecchio e gli hanno perforato l'orecchio. Questa è una morte tipica della Bibbia, raffigurata proprio in un pannello che adesso sta all'interno del Museo del Duomo, di credo, Cesare e Gioele, la storia. Tutte queste morti che si incontrano nel libro sono tutte morti particolari, che si rifanno o
alla stregoneria del 1400, la stregoneria oggi nota, diversa da quella impiegata, da quella più fantasiosa forse impiegata nel 1400, come uccidere le persone con dei crini. Oggi noi siamo abituati a strangolare la gente, siamo abituati a soffocarla col cuscino. Invece erano molto più raffinati. Scusa Laura, usi questo plurale come se fosse una cosa che fanno tutti ogni giorno. No, è quello che vediamo in genere in TV. Sì, però siamo dentro noi a queste storie, cioè nel momento in cui le sentiamo partecipiamo, okay, va bene. Poi dissentendo o non dissentendo, comunque la nostra realtà è questa qui. Invece lì erano più estrosi nel dare la morte, tipo prendere dei crini di cavallo o dei crini di altro animale, sempre da soma, e di ficcarli in gola mentre uno dormiva a bocca aperta, che mi sembra già una cosa che richiede dell'inventiva e poi anche della pazienza, cioè non bisogna farlo sotto l'impeto dell'emozione o della rabbia, bisogna proprio star lì determinati ad aspettare il momento giusto per poterlo fare senza che quello si svegli. Oppure invece altre morti più passionali, che è quella col bullset. Il bullset è una specie di martello che usano proprio i cavatori di marmo, e in una cripta, per esempio, viene poi ucciso uno degli uccisori, quando si scopre chi sono questi uccisori di Joseph, quando Marianne scopre chi sono gli uccisori di Joseph, viene ucciso invece con un impeto molto più passionale, un'azione molto, diciamo, che si consuma subito, basta un colpo e quello è andato. Volevo rubare il microfono a Laura perché sennò vi racconta la mia, dalla prima all'ultima pagina, e non va bene. Allora io le faccio delle domande un po' che riguardano il contorno. E la prima cosa che vorrei chiederti è perché hai scelto Ornavasso per questo libro? Allora, ho scelto Ornavasso per caso, perché stavo girando attorno, stavo annaspando nel nulla, stavo scrivendo delle cose che non mi soddisfavano, e incontro un'amica che mi dice: perché non scrivi dei marmi del Duomo di Milano? Perché a me non interessano proprio, cioè non ci trovo niente di particolare nei marmi del Duomo. Dice: guarda che i marmi del Duomo vengono da Ornavasso, e la parola Ornavasso mi fa scattare dei ricordi infantili, perché Ornavasso era il posto dove di pianura, l'ultimo posto di pianura prima di salire in montagna. Io andavo a Macugnaga, andavo e venivo da Macugnaga da piccolissima in corriera, e quando si arrivava ad Ornavasso improvvisamente il panorama cambiava completamente. Allora ho detto: andiamo a rivedere questo Ornavasso dopo anni e anni e anni che non lo vedevo. Come sono arrivata in questo posto, ho capito che era un posto che aveva delle energie particolari, un posto pieno di mistero, un posto pieno di cose strane che non siamo abituati a vedere normalmente, o a sentire delle forze che non siamo abituati a sentire normalmente. E allora mi sono appassionata a questo posto e ho fatto parecchi viaggi a Ornavasso, e scoprendo tra l'altro molte cose anche del mio passato, come tutti gli eccidi che sono successi, gli eccidi partigiani che sono successi proprio nella piana d'Ornavasso,
E un'altra cosa che mi ha colpito di questo posto poi sono la quantità di cimiteri, come nessuna altra città, anche molto più grande, Orvieto credo che abbia 3.000 abitanti, possiede. Cioè, dal piano, man mano che si sale sulla montagna, ci sono dei cimiteri di epoche diverse. C'è quello moderno che è proprio nel piano, poi man mano che si sale c'è quello ai caduti, poi c'è quello dietro alla chiesa, ormai non si vede più questo cimitero, però è un classico dei cimiteri di un tempo, per esempio nel 1400 c'era il cimitero dietro la chiesa dove venivano sepolti un certo tipo di abitanti di Orvieto, e poi c'era molto più in alto questa grobo, questo al peggio detto grobo, questo posto detto grobo, dove c'era il cimitero dei Valser. E Giuseppe infatti viene portato in questo cimitero molto molto in su sulla montagna. Quindi Orvieto è un posto particolare. Da lì mi sono interessata sulle leggende del luogo e mi ha colpito la leggenda di questa donna che tuttora vaga per i monti, naturalmente come anima scongiurata, perché di persone ne ha fatte fuori parecchie. Anima scongiurata è proprio un termine che dicono lì per gli assassini, per quelli che noi chiamiamo le anime dannate, che non hanno pace, e che però hanno anche delle valenze positive, perché possono sia far precipitare, questa non è la valenza positiva, far precipitare le persone giù dai dirupi quando perdono la strada nelle nebbie, sia invece salvarle indicando la strada. E questa anima scongiurata ha un cane, che è il Canin Ross, che oggi chiameremmo King Charles, qualcosa del genere. È un cagnolino che sembra un cocker spaniel, bianco e marrone, che una volta usavano i nobili. E, sento un ritorno, forse qualcuno che ha il microfono acceso. Visto che stiamo parlando della zona di Orvieto, abbiamo una seconda lettura, poco più breve di prima, ma che riguarda proprio la descrizione dell'ambiente nel quale si svolge tutta quanta la storia. Gea, ci sei? Sentiamo la tua voce? Sì, sono qua. Leggo. Tocca a te la seconda lettura, allora. Certo. Ci sono luoghi, la cui sacralità risiede nella morfologia, luoghi liminari, che parlano un linguaggio segreto per regalare a colui che in essi, non a caso, si imbatte, misteriose forze e nuovo sentire. Questi luoghi, sconosciuti ai più, sono conosciuti da sempre, ed è per godere della loro energia che lì presso sorgono gli insediamenti umani. Prima di penetrare nell'intrico dei rami, i due giovani si erano voltati verso la valle, quasi dovessero dirle per sempre addio. La videro, adagiata sulle pendici del monte in cerca del piano. Una linea netta la divideva dalle dolcezze dei campi e ne tratteneva le abitazioni. Orvieto, cornucopia di acque, che sull'acqua più cheta del fiume desiderava porre la base, aveva come spina dorsale un rutilante torrente che la percorreva, mutevole da cima a fondo, minacciandola spesso con piene o con secche e col respiro affannoso di chi sta ancora cercando il proprio passo, ascesi e pausa per fare armonia. La sua forma triangolare era quasi perfetta, l'apice verso il monte, la base in pianura, rassicurata e protetta dai corni del Nibbio. Joseph abitava in pianura. Ogni giorno di quel triangolo percorreva l'altezza per salire alle cave e ogni giorno la discendeva per riposare solo là, dove l'energia si faceva più quieta, lungo la toce.
Era nei pressi del fiume che voleva fondare la sua casa con Marianne e vivere in pace. Non amava condividere i continui sussulti e i fragori mutevoli del torrente, che cambiava umore al primo incupirsi del cielo. Marianne, invece, che abitava lungo lo stagalo, ne sapeva accettare le buzze, impassibilmente. Cornabasso era un delta che sorgeva su un altro delta, sempre in avanzata nel piano. Cornabasso avrebbe seguito il torrente in ogni trasmutazione, perché lo stagalo era la sua spina dorsale, come Marianne avrebbe per sempre seguito Joseph. Grazie. Grazie, Gea. Posso fare una domanda io? Sì. Nella chiacchierata che abbiamo fatto, sono venute fuori tantissime leggende e sono venute fuori però tantissime cose curiose che non avevano una spiegazione al tempo, ma che hanno una spiegazione viste con gli occhi di oggi. Mi riferisco ad alcuni riti come quello del bambino, che ha incuriosito molto, una delle cose che colpisce. Quello del repeat. Esatto, quello. Esatto. Sì. Nel libro non c'è proprio accennato così, cioè non c'è proprio chiarito e spiegato. Comunque ci sono poi dei posti a Cornabasso, a mezza collina, c'è un santuario che si chiama Santuario del Boden, ai tempi era una cappelletta, dove venivano portati i bambini nati, cosiddetti nati morti o morti alla nascita. E era molto importante per i genitori che il bambino, c'è un animale, che il bambino, c'è un po' di ritorno dei microfoni, ma che il bambino potesse avere il battesimo, perché solamente in quel modo, allora esisteva il limbo. Adesso non possiamo più mandare nessuno al limbo perché l'hanno tolto. Finisse al limbo, ma per questo doveva essere battezzato. Per essere battezzato doveva essere vivo. C'erano i genitori. Parla da solo. C'è la voce, sì, c'è un ritorno, ma non riesco a capire se c'è qualcuno che ha preso, perché il ritorno viene dal mio avatar, è possibile? No, Sed accetta, vedo che ho un microfono acceso, puoi spegnerlo, Sed? In basso c'è il pulsante, alla cliccalo in modo che sparisca il verde e diventa grigio. C'erano questi genitori che da vallate molto lontane si prendevano questo corpicino ormai morto, lo portavano in braccio fino a questo santuario, dove veniva poi depositato sull'altare, sperando che si compisse il miracolo del resurrezione, cioè che il bambino potesse vivere quel poco per ottenere il battesimo. Ed effettivamente il miracolo succedeva. Perché? Perché nella putrefazione gassosa, quando un corpo viene appoggiato su qualcosa di rigido, i gas escono dagli orifizi naturali e soprattutto dalla bocca. Al bambino veniva messa una piuma in bocca. Se la piuma si muoveva, aveva respirato. E quindi la quantità di miracoli era altissima. I bambini finalmente potevano avere la loro degna sepoltura in un ambito consacrato e non al di fuori del cimitero, sotto le acque lustrali, che adesso non capisco bene da dove vengono, da che gronde vengono, che servivano lo stesso in qualche modo a proteggere e a dare un battesimo che non avevano ricevuto. Comunque questi bambini putrefatti, il
il loro momento di resurrezione l'avevano e quindi ottenevano anche il battesimo. Questa è una leggenda, cioè non è una leggenda, questo è un fatto vero di questi posti. E comunque che ci siano delle energie particolari è vero, soprattutto grazie alle acque che scorrono sotterranee proprio sotto al santuario del Boden, dove se si va dietro alla, nella parte absidale della chiesa e ci si stende in una certa posizione, ci si ricarica, se si è stanchi si prendono delle energie positive e proprio c'è la possibilità di ricaricarsi. Questo naturalmente può succedere in tantissimi posti, per esempio se voi fate il giro delle cripte di Milano potete scoprire delle cripte che mandano delle energie positive e delle cripte che mandano delle energie negative, o perlomeno che il tipo di energia per la persona che ci va può essere un'energia arricchente o un'energia depauperante. Io vado pazza per le cripte, dove vedo una chiesa cerco di infilarmi in sotterraneo perché è pieno di energia. Non siamo stupiti di questo. però faccio qualche nome, visto che hai citato Milano, esempio, anche se non ha a che fare con il libro, perché così sì, me lo segno e quando mi sento un po' stanco. Sì, per esempio la cripta di Sant'Ambrogio, adesso è da tanto, che io non giro più per cripte. Allora, una cripta bellissima che non è poi una cripta, e dove passa l'acquedotto di Milano, voi andate a San Lorenzo. Sì. Entrate nella cappella, si paga un euro, Entrate in questa cappella di Sant'Aquilino, poi scendete sotto. Scusa un attimo. Sì. E lì c'è un torrente che passava e si vede ancora l'acqua che passa. Quella per me è un'energia molto positiva. Cioè, mentre credo proprio, adesso non mi ricordo più se è Sant'Ambrogio o una chiesa lì vicino a Sant'Ambrogio, Santa Maria delle Grazie ha la cripta. Beh, insomma, una chiesa lì vicino, perché le ho fatte insieme, una veramente molto conturbante e l'altra invece di grande rilassamento. Ma la cosa più buffa, se volete farla, è a Torino, andando alla Gran Madre. Allora, io di solito li faccio in doppio per essere sicura di non dare i numeri, insomma. Quindi lo facciamo a doppio cieco, in due persone, in modo che uno prende l'energia di un posto e lo scrive, l'altra prende l'energia dell'altro posto e lo scrive, poi ci si scambia di posto e si vede se l'energia che si è presa è la stessa. Adesso queste cose sono molto empiriche e rudimentali e faranno ridere un sacco di persone. Però sta di fatto che dalla Gran Madre, entrando a sinistra, un turbamento enorme. Alla fine si scopre, per tutte e due, col doppio cieco, tutte e due uguali, alla fine si scopre che sotto c'è un ossario e quindi questo addirittura sì? Prova questo che adesso ho provato. Comunque queste prove di energia qui io non le faccio più, perché bisogna poi sapere anche stopparle a un certo punto, se no se ne prende troppa e non va bene. Sì. Andiamo avanti un po' con il libro. Molto bello è anche le parti sotterranee, le chiese sotterranee che ci sono in Duomo, le vecchie basiliche di Santa Tecla, anche
Beh, adesso non mi ricordo più come si chiama, c'è anche una parte sotterranea. Di San Carlo, dove c'è credo il corpo di San Carlo, e quello è anche molto affascinante. Come di queste due chiese qui parli anche nel libro, no? Sì, parlo di come erano una volta, cioè la cattedrale estiva che è Santa Tecla e la cattedrale Jemale. Secondo me quell'energia che... Quell'energia lì, sì. Quella che... Troppa energia, bisogna stare attenti alla troppa energia. La cattedrale Jemale, che è quella dove poi, che è quella invernale, dove poi è stato fatto, costruito l'uomo, con questa tecnica che si partiva da dietro, lasciavano le zone di culto davanti, in modo che il popolo potesse lo stesso avere la zona di culto, e man mano che la chiesa andava avanti, avanzava proprio nelle zone di culto. Questa è una tecnica che hanno usato nel Duomo di Milano. Siccome adesso ha utilizzato un termine Jemale, che è uno di quelli che ci ha fatto un attimo sobbalzare quando abbiamo letto il libro, io farei prima leggere il brano che è stato scelto per la lettura di stasera, perché è uno dei momenti forti del libro, quello che poi dà l'avvio a tutta quanta la storia, e poi tornerei sull'aspetto del linguaggio. Il terzo brano, credo che ci sia Mary da qualche parte, sentiamo se la sua voce arriva forte e chiara. Pronto Mary, c'è qualcuno? Pronto, Alex? Sì, dovrebbe essere il turno di Juliet, non Mary. Ah, Juliet, giusto, scusa. Leggere, sì. Completamente fuori. Juliet, tra l'altro, Juliet, abbiamo creato l'avatar di Juliet su indicazioni date direttamente da Laura per far vedere la protagonista, Marianne. Quindi capelli rossi, ricci, corporatura. Beh, adesso sulla questione seno, noi... dove è scritto però nel libro? Non c'è scritto. Non c'è scritto. Ah, non c'è scritto. Però nel libro è presentata come una bella ragazza. Cioè... Sì, molto. Sì, una bella ragazza, molto determinata, molto. Ok, molto possente. Lì ci sono un sacco di omicidi che può compiere approfittando di forme che io non avevo ipotizzato. Beh, insomma, questa l'abbiamo fatta abbastanza possente. Sì. Abbiamo chiesto ad un'amica, ringrazio tra l'altro Aliza che ci ha aiutato a creare l'avatar di Marianne, alla quale abbiamo detto più volte: mi raccomando, i fianchi più larghi. Anche proprio deve uccidere un paio di persone, e quindi ci serve una persona che abbia anche il fisico adatto. Juliet, ci sei? Sì, eccomi. Sì, sono nerboruta. Aspetta un attimo che passa un pochino, ci assordiamo. Ok, benissimo, a te allora la lettura del terzo brano. Io poi regolo il volume da qui. La stanza era immersa nel silenzio. Il sobbollire dell'acqua sopra la stufa mimava un regolare respiro. Una grande pentola nell'acquaio conteneva stoviglie in ammollo. La panca era accostata al tavolo e dal soffitto vicino alla finestra pendeva un ramo ritorto, in parte scolpito. La contorsione del legno, più che i segni del bulino, faceva apparire la statua un tronco di donna, una donna sospesa nell'aria, pronta a volare via per sperimentare lo spazio che stava tra la terra ed il cielo. Da dietro una tenda rossa che isolava il giaciglio in una nicchia, emerse Cristoforo con passo lento. Aveva indosso calzari di panno bianco, di quelli che si tengono in casa. «Vi ho visto salire in processione», disse, lisciandosi la lunga barba. «Siediti. È morto Joseph.
La ragazza riuscì a pronunciare soltanto quelle poche parole da quel fiume di frasi mozze e domande che le si contorcevano dentro. Quindi scoppiò in un pianto dirotto. Cristoforo la fece sedere e prese posto di fronte. Poi, quando i singhiozzi cessarono, con quella stessa acqua che sobbolliva preparò un infuso d'erbe e glielo offrì per calmarla. L'hanno ucciso non so chi, ma erano in due. E la donna estrasse dal petto lo scapolare di Sant'Agata e da lì il frammento di Punteruolo. Con questo lo porse a Cristoforo. Gliel'avevano ficcato dentro l'orecchio e me lo hanno scaraventato morto giù dalle scale. Non so perché è andato a Milano, ma sento che la sua fine è legata a quel viaggio. Cristoforo restituì il punteruolo. Sisera e Giaele, disse. Sta scritto nel libro dei giudici. Giaele allora prese un piuolo e, dato di piglio al martello, glielo piantò nella tempia, sicché esso penetrò. Egli era profondamente addormentato e sfinito e morì. Con una mano diede piglio al piuolo e con la destra al martello degli operai. Colpì Sisera, ai piedi del sei si piegò, giacque disteso, là dove si piegò cadde esanime, e il paese ebbe requie per 40 anni. Marianen per un attimo credette di essere al cospetto di un matto, poi dell'assassino. Allora voi sapete tutto? Era Cristoforo il responsabile del viaggio a Milano, era lui ad aver convinto Joseph a intraprenderlo. Poi, a missione compiuta, il testimone era stato eliminato in modo esemplare, affinché ciò che aveva udito non potesse mai più uscire dalla sua bocca, né per quell'altra via attraverso cui era penetrato. Grazie Juliet. Io sto cercando intanto la foto della casa di Marianen. Aspetta, adesso la trovo. Qual è la numero? Non ditemi che ho fatto un errore nel caricamento delle foto. Sì, esatto, ce n'è una ripetuta due volte e ce n'è una che manca, probabilmente è proprio quella. E va bene. Ci sono le altre. Prima del gioco, usiamo le foto per parlare della ricerca storica che è stata fatta per questo libro? Sì, la ricerca storica è consistita nell'andarmi a vedere i cani di Milano, quanti erano, che sembra che ci sia una quantità nel 1400 c'era una quantità di cani a Milano impressionante, che tenuti abbastanza affamati facevano dei disastri notevoli e questo anche Gian Galeazzo Visconti. Stavi guardando a me nella speranza che tu lo suggerissi, io ti assicuro non ci saremmo arrivati. Allora, lo zio aveva già una passione sviscerata per questi cani, ma anche Gian Galeazzo Visconti aveva questa passione morbosa, perché andavano a caccia con mute di cani che facevano tenere ai milanesi, e se il milanese non dava da mangiare al cane venivano multati, sì, puniti. Diciamo, la partenza parte con questi cani, nel libro non esiste. Poi però si riversa su come è nata la fabbrica del Duomo, fabbrica che in 15 anni dell'epoca del Gigi, io lo chiamo così perché è molto più semplice, è arrivato a metà costruzione, andando completamente in palla sulla costruzione invece del Tiburio, dove lì hanno proprio sbagliato le linee di forza, lo studio delle linee di forza del marmo, per cui hanno posato male questi blocchi di marmo, tanto che ancora l'ultimo rifacimento del Tiburio si
basa proprio su questi blocchi che stavano cedendo, cosa che è avvenuta credo nel 1990, ma adesso non mi ricordo più. Comunque la ricerca storica in parte è stata fatta anche nelle biblioteche, io non mi ricordo poi dal naso alla bocca di quello che ricerco. Certo, tu hai fatto un viaggio anche lì a Ornavasso. Beh, questa foto che noi vediamo... Sì. Questa è una foto particolare, che era il vecchio cimitero che si trova dietro la chiesa. Ora, la parrocchiale che noi vediamo adesso è stata costruita nel 1600, però su una vecchia chiesa preesistente, e questa vecchia chiesa preesistente aveva una parte sotterranea dove le scale... che sono 04. Quelle scale danno accesso a quelle cripte sotterranee che stanno sotto la chiesa. Di solito ci sono sempre... L'altra foto che mi hai dato, quella... Quella è una parte di cimitero dietro la chiesa, quella che abbiamo appena visto, insomma, ben chiara, con un cippo marmoreo che viene ancora usato adesso per i fuochi di Sant'Antonio, credo che venga ancora usato per ritualità strane. E questa invece è la parte che sta sotto la chiesa e che va a finire in una cripta sotterranea, una cripta che sta sotto la chiesa, dove viene, e qui non lo posso dire, l'eccidio di uno di questi appartenenti alla setta di Santa Marta, la setta di Santa Marta che si occupa della cura del morto, come potrebbe essere la nostra San Siro oggi, ma non voglio far paragoni. Questi invece sono i due pezzi della colonna, io la chiamo la colonna infame, tanto per rifarmi il Manzoni, comunque la colonna dove venivano fustigati, la colonna si è spaccata, adesso serve come pilastrino per dire alle macchine che lì non si va, però una volta lì venivano fustigati tutti quelli che commettevano delle cose per cui meritavano la punizione. E il Pepe era proprio il fustigatore. Fustigarsi era una cosa bellissima che facevano tutti quei tempi, dai disciplini, dalla disciplina che è questo, questa specie. No, questa che è una cosa bellissima. Però il Pepe è anche quello che fustiga gli altri. È il fustigatore, certo, il fustigatore quindi... che fustigava chi se lo meritava su questa. Credo che ci sia la foto della casa anche del Pepe. La casa del Pepe, eccola qui, questa, che giusto? Ha questo animale, cioè un pezzo di pietra, un pezzo di sasso, con una raffigurazione strana, sembra un animale rampante, e quando lo si impatta, mi sia concesso il termine di impattare, quando lo si impatta si ha un sobbalzo, cioè qui fa più impressione forse questa casa così severa, ma in realtà quello che fa veramente impressione è questo animale rampante, come se fosse una volpe rampante, anche se adesso qui bene non saprei dire dove sta la coda. La cosa che mi piace mettere in rilievo è come questo libro abbia dentro molta ricerca storica, fonti, molta ricerca nel luogo, quindi sei andata lì, hai fatto fotografie, ti sei ispirata. E io poi queste foto le posso pubblicare, posso mettere a disposizione delle persone che volessero domani andare a curiosare su web queste stesse che abbiamo mostrato adesso, certo, queste cinque, certo. Per cui mettiamo anche quella della casa di Maria Nen, che adesso non si vede. La casa di Maria Nen, che adesso devo dire, se andate lì a cercarla, fate come ho fatto io quest'estate, che la prima cosa che faccio, vado a Ornavasso e vado a cercare la casa di Maria Nen, perché era una casa molto bella. Cerca che ricerca, eravamo in due, io e Francesco, questa casa non salta fuori, eravamo col sindaco, una tremenda, perché il sindaco dice come la casa di Maria Nen esiste e invece non si trova. Invece finalmente l'abbiamo vista, la stavano cementificando tutta,
e non era più riconoscibile. Quindi le foto che tu hai sono testimonianza che quella dovremmo della casa mantenere. Di Maria Nenni è, sì, è una testimonianza, perché le altre esistono ancora, cioè quella della chiesa esiste ancora, questa bella scalinata che porta allo scurolo dove avviene poi un'altra uccisione, esiste ancora. La bestia esiste ancora, spero. La bestia non l'ho visitata di recente, l'ho lasciata un po'. Ma che cos'è la bestia? La bestia è questa volpe senza coda. Ah, la volpe davanti alla casa del pepe. Ormai come se fosse casa mia. No, hai citato un'altra parola, lo scurolo, non dire che cos'è, no. Perché allora io approfitto adesso, do alle persone che sono qui una lista di termini, di parole che si trovano all'interno del libro e che danno l'idea di come la ricerca sia legata anche al linguaggio, quindi non soltanto agli avvenimenti, perché noi ci siamo divertiti davvero con vocabolario alla mano, poi con internet, a cercare l'etimologia, a volte il significato delle parole. Io adesso vi do questo elenco perché voglio vedere se quell'imbarazzo che abbiamo provato noi davanti ad alcuni termini lo provate anche voi, oppure se voi conoscete il significato di tutte queste parole. Allora, incomincio con i signori fogli, e qui abbiamo anche le penne. Datemi qualche secondo, anche voi che siete sul web abbiate un po' di pazienza. Sì, grazie. E dammi un foglio, perché dopo questa no, ho lì così lì. Io qui ci sono i significati. Ok. Allora, adesso stacco per torno alla visualizzazione normale, perché vi dirò alcuni dei termini che abbiamo trovato. Le persone qui hanno il compito di scrivere velocemente il senso, il significato delle parole, perché poi quelli che saranno più bravi alla fine regaleremo il libro? No, niente fustigate, però regaleremo il libro. Però per dare l'idea anche a chi sta in Second Life dei termini che abbiamo trovato in questo libro, io ve li pronuncio, voi se sapete il significato non ditelo, al limite provate a scrivervelo e a segnarvi quanti sono i termini di cui, insomma, conoscete il significato. Anzi, quasi quasi li scrivo, così poi vi rimangono. Limen, piode o piode? Piode, con l'accento sulla O, allora, quindi piode. Dendritiche, questo dendritiche non è male. Crapula, la smaglianza l'abbiamo trovata. Cubbia o cubbia? Cubbia. Iemale è stato detto prima un po' in velocità, non so se qualcuno si è segnato il significato, però iemale, poi c'era serizzo, camaren, pronuncio bene? Camaren, madia. Di questo sono sicuro perché abbiamo cercato qualche giorno fa, era nato tra veneti e fiorentini una disputa se si dicesse Madia o Madia, ma poi l'abbiamo scoperto. Nubendi, volizione, rogge. Ecco, questo io l'ho scoperto il significato quando sono venuto qui in Lombardia, perché da noi non si chiamano. No, da noi detto, si nota che sì. Sapeva il termine latino, sapeva il termine. Noi siamo vicini di casa. Siamo quasi vicini di casa. Oh, sì, sì, davvero. Sara, io non l'ho mai sentita.
Frillare e poi scurolo. Ok, questi sono i termini di cui le persone qui devono identificare o intuire il significato. Voi avete fatto in Second Life, messo il segno di spunta di quanti di questi conoscete il significato? 2, 5, 6, 8. Sono 14 le parole. Allora, Anita, Sergetta, ditemi intanto voi quante sono le parole di cui avete identificato con sicurezza il significato. 4 sicure. Tre. Sed. Sì, Elettra, un attimo, poi ci sarà spazio per le domande anche, quindi come sempre. C'è qualcun altro che si è segnato la quantità di parole? Io sto facendo vedere adesso anche la chat, così si vede come funziona Second Life, cioè, avete sentito le voci, ma noi possiamo comunicare anche attraverso questa chat pubblica, che in alcuni casi ci aiuta nelle comunicazioni per non avere sovrapposizione di microfoni. No. Sed stanno dicendo che non è lombarda, alcuni sono chiaramente di derivazione latina, altri di derivazione greca, altri sono settoriali, alcuni sono dialettali. Però una Camarena, infatti. Qui facciamo giusto. Lei... Io ho 4 di cui non sono affatto sicura. Mentre delle altre sì? Certo, una lombarda di campagna, le altre le conosco. Ah, ok. E quante sono quelle allora? Che, perché non mi ricordo più neanche quante sono in tutto. In totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Per cui 4 su cui ci sono i dubbi, 11 sono quelle conosciute. Sì. Da questa parte... mi vergogno. No, magari le ha sbagliate. Tre, secondo me sono sicura. Ok, tutte le altre. Va bene. Poi metteremo il file con tutte le spiegazioni in modo che anche qui. Sei dovrebbero essere sicure 4 o 5, ci ho provato. Più o meno, ok? Tre sicure. Allora io non ne ho nessuna sicura, eh? Come nessuna? leggo velocemente, visto che qui ho i risultati, così poi magari li mettete a confronto. A questo punto il libro lo consegno, cioè metterò online il documento poi, così con tutti quanti i significati. Limen significa soglia, questo viene dal latino, no? Quindi soglia, limite. Anche limite, sì. Mi è tornato il dubbio. Piode? Piode, quindi pioda è la direzione lungo la quale i graniti possono essere spaccati più facilmente. Qui piode sono le lastre di pietra che coprono i tetti come quello della casa di Maria Nenna. E posso fare un inciso? Certo. Allora, certe cose, cioè certe parole nel linguaggio comune, corrente, hanno un significato. Nel linguaggio invece locale, regionale, hanno un altro significato ed è il termine pioda, cioè nel linguaggio di dizionario voi trovate che è la linea di spaccatura di, ma siccome questa linea di spaccatura veniva usata per fare le tegole, diciamo, di questi tetti, come si usa la lavagna in Liguria, lì si usa invece una pietra molto pesante, questi graniti che vengono chiamati piode come la linea di spaccatura. Quindi il piode sul dizionario non lo trovate come tegola, ma lo trovate come... Poi c'è dendriti che significa ramificare, perché dendron in greco è l'albero. Crapula, immagino siano di quelle conosciute da tutti, stravizio, gosoviglie, insomma, sì, la gozzoviglie. Crapula in latino si dice crapula. Poi c'è smaglianza. Smaglianza, che non c'è nel... Che non c'è
Io quando ho capito che c'era questo gioco mi è venuto un colpo. Ho dovuto capire cos'è il linguaggio, perché parliamo, cioè non sarei stata in grado. Cioè, è partita una ricerca da parte sua. È partita dalla ricerca del perché l'uomo parla. Allora, ha presa alla lontana. Che l'uomo parli perché abbia la bocca, ma la bocca con l'uvola arretrata. Smaglianza non c'è, ma mentre c'è titubanza. Però smaglianza non c'è nel vocabolario, però c'è smagliante da smagliare, quindi di vivida lucentezza, brillante come smalto, almeno così poi quando lo si trova gli si dà un significato. Vado avanti, non li leggo tutti quanti. Mi piaceva, Iemale, che sia invernale, dal latino Iemalis. Serizzo, che deriva dai vecchi termini dialettali in uso nelle Alpi meridionali, viene impiegato come sinonimo di granito o di ghiandone oppure di gneis. Perché poi spieghiamo una parola difficile mettendone dentro un'altra. Gneis, credo. Gneis, sì, ok. Tutte rocce di composizione granitica più o meno metamorfizzate. E poi c'è, prendo qui, prillare o pirlare, perché pirlare forse molto è più conosciuto, che significa girare rapidamente intorno a se stesso e per lo più è utilizzato a proposito del fuso o della trottola. Qui io mi fermo, gli altri li mettiamo nel nostro sito Facebook, li metteremo nel nostro sito anche quello ufficiale, mentre qui lo potete distribuire, che così sì, ce l'avete a disposizione. Ecco lei. Si porta a casa anche il libro. Sì, esatto. No, il libro ce l'ho già. Ah, ce l'ha già? Questo gioco di Giovanni mi ha costretto a fare confusione nella mia testa per capire che cos'è il linguaggio e quali termini appartengono a un linguaggio corrente e quali termini invece appartengono o a un linguaggio gergale o a un linguaggio settoriale. Ora, qualsiasi enclave ha un suo linguaggio e quindi alcuni termini come Camarena appartengono a questa enclave del 1400, Marianen, Caterinen, tutti quelli che terminano in N in queste enclave sono dei diminutivi. E poi i linguaggi settoriali, dove uno invece impiega un sacco di tempo a impararli, tipo, non so, il linguaggio medico, il linguaggio legale, il linguaggio scientifico. E alcuni termini sono mutuati da quello dendritico, per esempio, in medicina si usa come se fosse il pane e salame, cioè un termine molto abituale. Ti vorrei per di là, perché così poi le persone ti possono vedere in faccia attraverso lo stereo. Sì, eravamo alla ricerca anche del Cagnin Ross, non abbiamo trovato proprio quello lì, abbiamo qui Morgana, in realtà ci siamo divertiti insomma a cercare i vestiti adatti anche noi. Cristiana, tu ti eri preparata qualche altra domanda, perché io sapevo che poi avremmo preso le direzioni. No, ok. Così sul libro, perché se vogliamo c'è qualche domanda? Vediamo qui. Avete visto le fotografie, avete ascoltato i brani, ce n'è ancora uno da leggere, lo leggiamo fra poco, poi come chiusura della serata. Volevo sapere se dalle persone che sono lì c'è qualche domanda sul libro o su quello che avete ascoltato. Posso fare un paio di domande io, visto che stiamo parlando di lingua? Io ho notato una cosa, quando racconta della rissa tra gli operai della fabbrica del Duomo, a uno di loro insomma li fa chiamare crumiri, quelli che non partecipano, insomma, che non sono solidali. Allora volevo sapere se è una scelta, cioè di che tipo, cioè, dal che momento tipo... che crumiro in questa accezione soprattutto è una parola che è entrata in uso 500 anni dopo. Ecco, questa è la prima domanda. Poi c'è un'altra domanda sulla trama. Allora, la prima domanda
Non rispondo, nel senso che è vero, io non sapevo, quindi mi documenterò sulla parola crumiro. Sì. Vediamo la trama, Maria, senza rispondere. Devi sapere, sì, che i lettori sono molto più... Cioè, quando poi c'entrano dentro, vogliono sapere, vogliono capire. Certo, certo. No, un'altra cosa, di trasposizioni anche, diciamo, locali, li ho fatti, però è importante farli coscientemente. Crumiro l'ho proprio fatto inconsciamente. Tipo, la gran madre è una cava non di Ornavasso, ma proprio della Candoglia. Però a me tornava comodo che ci fosse una gran madre anche a Ornavasso e l'ho messa lì. Per cui se uno mi chiede qualcosa sulla gran madre, so che è un errore, ma so che è un errore voluto. Sul crumiro invece no, sapevo che era un biscotto, ma non sapevo che... No, era, vabbè, praticamente no, erano dei soldati tunisini, credo, qualcosa del genere, ma nell'uso di colui che non aderisce allo sciopero è entrato in uso nel 1901, quindi proprio c'è la data precisa, 500 anni dopo. Sì. Allora, no, un'altra cosa, quando praticamente Marianne viene a sapere di tutto ciò che il suo fidanzato ha passato a Milano grazie al racconto di un ragazzino, Giuseppe. Però nella prima parte del romanzo, quando noi in parte seguiamo Josef nel suo viaggio a Milano, questo ragazzino non lo vediamo. Allora non ho capito, c'era o non c'era? No, il ragazzino nell'andata del viaggio a Milano c'è ed è a una parte poi anche piuttosto preminente, perché rischia lo stesso Josef, per difenderlo, di mettersi contro il guidatore della barca, che non si chiama guidatore ma avrà... mentre al ritorno il ragazzino scende prima quando vanno a mangiare, a un certo punto lui scende e poi torna a piedi a Fondo Toce, mentre l'altro prende la barca che viene trascinata lungo la Toce da quella coppia di buoi. Quindi nel tratto da dove si sono fermati a mangiare a dove salta giù la barca stessa Josef, perché i buoi si sono imbizzarriti, il ragazzino effettivamente non c'è. Ma questo dovrebbe esserci nel libro e non dovrebbe esserci solo nella mia testa. Ma a me sembrava che il ragazzino comparisse quando si presenta a Marianne e le dice appunto che lui aveva fatto il viaggio insieme a Josef e quindi gli doveva raccontare tante cose. Però quando noi invece sappiamo di questo viaggio prima, di questo bambino non leggiamo nulla, ecco, questo mi sono stupita. Tant'è vero che avevo quasi pensato fosse un complotto. Non è citato affatto, cioè non si racconta di questo bambino. Ma non si racconta nemmeno. Sì, non si racconta nemmeno del. Cioè, sono flash retrospettivi che ogni tanto ci sono. Soprattutto questo ragazzino. Adesso non mi ricordo più in che parte del libro c'è, però una parte di storia la racconta lui, una parte di storia invece viene narrata dentro normalmente. E quando sono a Milano, il ragazzino ha una grande parte nello stare a vedere quello che succede, nel proporsi fuori. Come si dice, mentre gli altri non vogliono che si faccia avanti cioè, il coraggio di raccontare la storia quando gli altri glielo... Sì, anche nell'assistere. Giuseppe è molto protettivo nei confronti di questo ragazzo, quindi quando ammazzano quelli sul sagrato della chiesa, sagrato che ancora insomma non c'è, ma avviene quell'episodio di sangue, Josef cerca proprio di proteggere il ragazzino, di allontanarlo, invece questo ragazzino è come un cane che poi lo segue anche quando Josef non pensa di
seguito. Poi dopo sicuramente c'è tutta una parte retrospettiva di storia che racconta che sa solamente il ragazzino che salta fuori a metà libro. Bene, non mi ricordo, prima Elenita avevi una domanda, tu mi sembrava di aver visto nella chat. Sì, in realtà, mi sentite? Sì, molto bene. Perfetto. No, in realtà non è una domanda, è piuttosto un'osservazione. Quando hai proposto il giochino sulle parole, io me le sono appuntate velocemente e facevo un'osservazione scrivendole, che insieme, tutte insieme, si riconoscono facilmente i latinismi, si riconoscono facilmente anche le parole che derivano dal greco, per quanto ad esempio io dendritico non sapevo che cosa significasse, però ho capito che quale potesse essere insomma l'origine. Ma molte altre parole così leggendole, scrivendole e poi rileggendole, mi sembrava che ci fosse un po' un minestrone, cioè fra parole che di tradizione colta e parole invece che sicuramente devono avere una identificazione tanto locale, proprio geolinguistica, quanto cronologica, cioè in senso proprio come dire diatopico, cioè mi spiego, rispetto alla corrente, al movimento linguistico di parole e cose, cioè voglio dire, ci sono delle parole che sono legate agli oggetti di cui sono referenti, no? Cioè che identificano. Nel momento in cui certi oggetti che immagino potessero esistere nel 1400 e che oggi non esistono più, mancando gli oggetti, perdendosi l'oggetto, molto spesso si perde anche la parola. Quindi mi sembra quasi normale che leggere nel 2012 alcune parole, soprattutto se poi hanno un significato anche locale, hanno un uso locale, e insomma mi sembra normale che si possano non capire, per quanto anche credo che poi sia il contesto che aiuti a decodificare e a comprendere, perché altrimenti non si comprenderebbe, non ci si spiegherebbe neanche perché ad esempio Camilleri oggi viene letto in tutta Italia tranquillamente, dovrebbe essere incomprensibile per la maggior parte dei lettori, no? Considerando che i siciliani si fanno solo in Sicilia più o meno, e poi ce ne sono qualcuno sparpagliato, ma insomma. Sì, io ho proposto questo gioco, non volevo naturalmente impressionare le persone, il libro è leggibilissimo, altrimenti uno dice, caspita, devo avere il vocabolario vicino, appunto, non ne vengo fuori. Cioè uno si spaventa, infatti. Delle note che spiegano in alcuni casi, è comunque divertente in alcuni, per chi insomma ha il piacere di leggere una storia ambientata così tanto lontano nel tempo, andarsi a vedere e a curiosare, che è un arricchimento, almeno noi ci siamo divertiti così anche nell'inventare il gioco, nel proporre le parole. Vuoi dire qualche cosa, Laura, su questo? Dunque, no, non vorrei dire niente se non come mi piacciono le parole. Probabilmente la parola mi dà molta emozione, me le succhio come caramelle. Certe volte forse ne succhio troppe e di troppe marche diverse. E allora può fare questa impressione lì. Però proprio la parola a me piace tantissimo. E siccome mi è capitato di entrare in più di un linguaggio, vuoi professionalmente, vuoi per ascolti di dialetti, vuoi per curiosità, può darsi che poi le abbia anche usate fuori contesto, per la santa carità, però vorrei che a questo punto si prendesse la mia editrice le sue responsabilità. Infatti forse la notazione sul cronio era più per me che per te, perché avrei dovuto farti io questa osservazione, in effetti, però non ci sono arrivata nemmeno io, confesso. Ah beh, posso dire, scusatemi, una cosa. E tu, Cristiana, Io propongo di chiudere la seduta con questa disciplina, cioè? Quella dei disciplini che si fustigavano. No, 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 no
no, perché... Marta. No, poi non vorrei se diffondesse la voce che questi incontri dedicati alla lettura poi finiscono non con mangiando di pasticcini. Secondo me diventerebbe ancora più interessante. Scusa, mi sono aver sentito la voce di Elena ancora? Sì, sì, stavo scrivendo, per la verità, pensavo che non mi sentissi. Volevo dire che ovviamente... Perché ho tolto come sempre l'interfaccia. Ecco. No, niente, proprio per chiudere, ovviamente la mia osservazione non era nei confronti dell'autrice che ha fatto questo utilizzo sicuramente giustificato di tante parole di estrazione così diversa. Era il gioco, cioè che mi sorprendeva questa cosa qui del dire, ma sapete che cosa significa? Un lettore di Salentino, ecco, dove vivo io in Salento, difficilmente potrà identificare appunto una parola che non usa, che non ha mai sentito, perché non fa parte delle parole che sente abitualmente, fermo restando appunto che poi la decodifica è facile dal contesto. Tutto qui, ecco, era questa estrapolazione che mi aveva lasciato un attimo perplessa, non l'uso, ci mancherebbe, è stile quello e va benissimo, anzi leggerò il libro proprio per rendermi conto meglio. Grazie, scusate. Guarda, a me era venuta adesso, lo posso dire, era venuta l'idea addirittura di creare delle frasi con queste parole, perché ad esempio il termine prillare, se potevamo fare ad esempio una cosa, cos'è che si può prillare? Possiamo prillare la lana, oppure possiamo prillare un ginocchio, oppure possiamo prillare una sedia, no, per vedere poi... Possiamo prillare il fuso, possiamo prillare la trottola. Sì, 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 esatto. Ma la lana non... è dura farla, è dura prillare. No, era soltanto per togliere i termini dal loro contesto per creare ancora un po' più di confusione. Invece abbiamo messo soltanto la lista. La confusione porta a brillare, pirlare. Sì. Che normalmente a Milano si dice pirlare in giro, cioè andare a zonzo senza mente, senza ragione. Vero. Brillare, pirlare. Ma così aiutavi, non è che complicavi. Io mi diverto a complicare la vita invece, appunto. Sennò... ci dovrebbe... Adesso c'era una lettura. La fai tu, Cristiana? No, approfitto, perché io non ti ho presentata, ho detto soltanto che ci aiuti. Ma mi sono presentata io? Sì, hai detto anche qual è il tuo ruolo di ragione. Sì, allora ero distratto, va bene, chiedo scusa, ero distratto. A te la quarta lettura, che, faccio finta di non aver detto niente. Tanto loro mi conoscono in Second Life, sanno che sono distratto. No, però che mi sono io ho detto di essere la direttrice editoriale, però okay. Non ho detto di essere effettivamente l'editor, ma non ho detto di essere anche tante altre cose che faccio in casa editrice, visto che la mia casa editrice è piccolissima. Vabbè, adesso faccio la lettrice. A te la lettura, sì. Poi intanto se delle altre persone hanno delle domande, ripeto, io non ho, non vedo la chat, per cui se qualcuno ha delle domande e le scrive in chat, per favore che qualcuno le legga ad alta voce, se invece chi vuole utilizzare il voice, noi sentiamo benissimo, può utilizzare quello. Intanto Cristiana con la quarta e anche l'ultima poi lettura. Un'altra vigilia, quella dell'Assunta. L'indomani gli alpeggi sarebbero stati deserti. Preparò la torta di latte e pane utilizzando gli avanzi della dispensa. Pose sul tavolo una ciotola colma d'acqua che sarebbe servita a dissetare nel lungo inverno le anime scongiurate che si aggiravano di valle in valle a scontare qualche oscuro delitto. Si muoveva per la stanza con infinita tristezza, riassettando, pulendo, controllando che tutto fosse a posto. Ora le spiaceva abbandonare il luogo dove aveva passato l'estate in solitudine. Forse la disperazione di ragazzi, il senso di vuoto che pur tuttavia l'attanagliava, forse le bizze del tempo le avevano consentito di prendere coscienza pieno del suo dolore. Tra quelle pareti, nelle giornate di pioggia, lo strazio per aver perso Yosef era affiorato come un fungo, e come un fungo, una volta fuoriuscito dal terreno, era cresciuto sensibilmente a vista d'occhio e le aveva ingombrato l'anima. Se lo sarebbe portato con sé nella casa del piano, e sua madre sarebbe stata capace di darle conforto, o sarebbe sprofondata anche lei nel baratro nero in cui il cuore in tumulto ora galoppava sopra la gola, ora poteva arrestarsi insieme al respiro. Uscì a cercare il cagnin Ross.
Di solito la seguiva anche in casa. Era lui la sua ombra. Lo sentì uggiolare poco distante dietro la catasta di legna e si avviò a quella volta. Il sole era al tramonto, il cielo infuocato. Fu vicino alla legna monticchiata che qualcuno l'afferrò per i capelli. Aspetta che vediamo qui. Ok, grazie Cristiana. Abbiamo lasciato naturalmente la lettura in sospeso, soltanto dal libro si può vedere poi che cosa succede. Avevo chiesto prima, c'è ancora qualche domanda? Direi che ci avviamo. Io avrei una domanda. Ah, ok, Giulia, aspetta che mi avvicino anche con la camera. Juliet è la persona che sta usando l'avatar di Marianne, eccola qui. Ecco, ho una domanda che poi in realtà sarebbero due. A me personalmente più che la trama ha affascinato l'ambientazione storica con le usanze, il carnevale, tutto quanto, e i personaggi, soprattutto i personaggi femminili, queste donne, da Marianne ovviamente alla cugina che segue le orme incurante del pericolo, all'amica che sfida le convenzioni, vabbè, non sto a entrare nei dettagli perché so che poi la trama vuole rimanere un pochino avvolta nel mistero, però questi personaggi femminili così forti che si oppongono anche alle autorità costituite del paese che vorrebbero ispezionare le ragazze eccetera, da dove ha tratto l'autrice ispirazione per queste donne, mi chiedo. E l'altra domanda invece riguarda l'iniziazione dei due ragazzi che non sono riuscita a identificare con una setta precisa. Marianne stessa non sa fino alla fine a che cosa è stata iniziata, c'è il sigillo di Salomone, ci sono questi simboli, c'è questo riferimento alla luce, eccetera. E volevo capire se si tratta di un culto vero, storico, eccetera, oppure se è un miscuglio, un qualcosa che è nato dalla fantasia dell'autrice. Tutto qua. Partiamo dall'ultimo. Allora, questo matrimonio mistico è un matrimonio che può durare, che può essere presente attraverso il tempo, anche adesso, le nozze alchemiche che si perpetuano attraverso il tempo. Mentre le figure delle donne forti sono sempre esistite, di solito venivano tacciate di stregoneria perché le donne non potevano così mettersi in contrasto con le leggi del tempo, come per esempio alla visita ginecologica, che è un dato storico di quell'epoca, non è pensabile, che veniva proprio somministrata a vedove, a tutte le donne che non avevano un marito, quindi alle vedove, alle ragazze che potevano essere feconde, e questo perché fosse impedito l'aborto, perché c'era bisogno di braccia umane. Quindi queste donne che poi si opponevano a queste leggi venivano giustiziate o in un modo o in un altro, perché proprio erano comunità molto chiuse, molto, molto strette. Per quanto riguarda invece queste nozze mistiche, non so, a quei tempi esistevano come esistono adesso, secondo me. Adesso sentiamo un altro parere. Ah no, questa non la domanda era se tu ti sei ispirato a un partito particolare. No, quindi no. Oh, ok, è rimasto in sospeso questa cosa qui. Non siamo noi gli esperti. Io se mi parli di streghe penso subito alle persone del mio staff, ad esempio. Lo dico perché sono lì che mi stanno ascoltando. C'è un'altra domanda, la leggo io, ma è la domanda di Seccetta. Sì.
che voleva sapere se l'io narrante nel linguaggio del romanzo è contestualizzato rispetto all'epoca in cui si svolge. Quindi se l'io narrante anche lui vive nel 1400? Cioè se il linguaggio dell'io narrante è contestualizzato all'epoca, in cui si penso. Svolge. Cioè io non so nemmeno chi è l'io narrante, mi volto indietro ma non lo trovo. No, diciamo subito, il libro come parte? Spieghiamo subito come faccio un libro io. Faccio un libro che non devo sapere né la storia prima né i cani. Io mi identifico molto col cane, più con quel cane lì dell'immagine che il Canin Ross del libro. Cioè i cani sono quelli, il cane sciolto, anzi mi sono forse molto immedesimata con quei mastini del Gigi. Allora, cosa succede? Vedo una pista, la seguo. Dove mi porta? Se mi porta su terreni molto pericolosi, lascio perdere. Avevo iniziato a scrivere qualcosa di satanico, l'ho lasciato perdere, perché succedono poi delle cose che non vanno bene. Dopodiché, scusa, no. Mi sei fatto tu. No. Non puoi lasciare queste frasi così in sospeso. Che cosa succede se fai delle ricerche? Succedono delle cose tremende. Succedono che poi gli esorcisti di Milano non possono dire che lavorano dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 19, no, alle 19, alle 16, non so, l'hanno annunciato per televisione due giorni fa, no? Non possono dire questo, cioè devono seguire quello che succede, quindi devono farsi i turni di notte, devono farsi quello che fa normalmente. Nel momento in cui c'è uno che viene volato, ci vai. No, nel momento in cui c'è l'esorcista, che è diverso, cioè nel momento in cui uno si arroga le capacità di un esorcista, deve funzionare sul territorio come se fosse il pronto soccorso medico. Insomma, cioè, quando tu hai fatto, hai cominciato quest'altro libro che non è... Un libro satanico, okay. che ho visto poche pagine, cioè non so, le prime 30 pagine, e poi ti sei fermato. Ho detto no, qui non ho la forza per andare avanti, perché cominciano a succedere le cose, cioè dopodiché uno pensa sì, all'io narrante, forse Marianella si presenta, non dico in carne e ossa, ma comunque diventa un personaggio reale, come... Adesso non vorrei addentrarmi troppo per poi essere tacciata di essere completamente scissa, quindi... No, no, ma cioè, lo stai dicendo a delle persone che vivono in un posto che si chiama Second Life. Cioè, sì, il problema di essere scissi noi proprio non ce lo poniamo. Cosa vuol dire? Anche perché così sono 10:30, poi salutiamo. Sì. No, bisogna stare molto attenti, almeno io sto molto attenta ormai a quello che scrivo. So che mi posso spingere a conoscere, ad addentrarmi in certi argomenti, perché calarsi in un pozzo ed essere sicuri di avere la corda per venirne fuori. Se invece la corda si spezza a metà, uno va a finire nei sotterranei. Qualche limbo psichiatrico che dato... Vabbè, mi fermo qui, sì. Anche perché vedo preoccupato Francesco e non quindi mi fermerei su questa parte qui. C'è ancora qualche domanda? Altrimenti facciamo i saluti, i ringraziamenti, vediamo ancora se c'è qualcosa che arriva dalla chat o dalle persone che sono qui in seconda. Beh, anche qui se avete delle domande. Bene, è un pochino dopo che hai parlato di esorcisti, un po' di timore adesso stasera nel uscire ci sarà di sicuro. Ti volevo soltanto un'ultima cosa, ma questa la chiedo io per averti coinvolto, adesso ti do del tuo a questo punto, per averti coinvolta in questa serata. Che impressione ti fa? Io lo
soprattutto perché sono ancora pochi gli autori, ce ne sono, insomma, stanno aumentando, ma sono ancora pochi quelli che hanno avuto così il piacere di venire dentro con noi in Second Life e partecipare a questo tipo di serate. Che impressione ti fa? Io posso dire l'emozione, cioè io mi sono divertita, io posso dire la mia emozione in questa partecipazione, è molto avevo la paura perché la parola avatar non ho capito da dove derivi, devo ancora andarla a vedere sul dizionario. Però... Ma questi sono degli esperti di avatar, perché sì. Nel momento in cui chi ha creato Second Life ha deciso di dare questo nome, ma in realtà sul web si utilizza molto il termine avatar, sì, anche per indicare le immaginette che si utilizzano su Facebook piuttosto che nei blog, quindi ne facciamo un uso molto leggero, lo ammetto, sì, rispetto al significato profondo che ha questo termine. Allora io... venendo qui ho cercato di rileggermi Il delitto perfetto di Baudrillard, dove dice che appunto lo sdoppiamento della realtà uccide la realtà, realtà che non esiste in quanto la realtà è solo apparenza. Però non ho capito niente. Quindi... È una bella frase, fa un grande figurone. Ecco, però... è meno terrorizzante di quello che immaginavo, sicuro. Grazie, questo mi costa la complimento. Grazie, grazie. Sì, complimenti alle persone che hanno partecipato e alla competenza di queste persone che mi hanno sorpreso, mi hanno piacevolmente sorpreso. Grazie. Va bene, sono io che ti ringrazio e con questo incomincio con i ringraziamenti. Anzi, volevi dire qualcosa anche tu, Cristiana? Perché anche per te, tu sai che noi avevamo lavorato per il festival quella volta a giugno e abbiamo fatto questa cosa qui. Noi portiamo avanti, tra l'altro lo dico, Festival della Letteratura di Milano, e tra le associazioni con le quali collaboriamo, e quindi abbiamo collaborazione e patrocinio, non so più come chiamarlo, ma insomma portiamo avanti i progetti assieme. Però è la prima volta che vedi che cosa facciamo in concreto. Sì, concretamente è la prima volta, anche se me l'hai raccontato tante volte, mi hai fatto vedere dei filmati, e devo dire che è molto molto divertente, molto interessante, anche perché dà la possibilità di essere qui altrove, ma con delle persone che sono veramente altrove, oltre che altrove. Cioè sono altrove nel bosco, ma sono anche a Firenze, in Puglia, eccetera, e quindi questa possibilità è molto bella, ed è anche molto bello vederli immersi in quell'ambientazione che per uno che ha curato il libro è davvero familiare, quindi è bello, una bellissima esperienza. Grazie, infatti grazie, grazie Giovanni, non... soprattutto della pazienza che hai avuto con noi. Grazie a te. Allora, grazie a Laura che ha accettato di venire a raccontarci il suo libro, grazie a Cristiana che mi ha aiutato nel portare Laura e poi nella conduzione della serata. I ringraziamenti poi anche per dare l'idea, insomma, che una serata così richiede un po' di lavoro, un po' di organizzazione, ad Andrea, quindi ringrazio Andrea e Giovanna che ci sono occupati dello streaming e che hanno permesso a voi in Second Life di vedere chi c'era qui alla Biblioteca Chiesa Rossa. Ringrazio Trisha e ringrazio Will che invece hanno fatto rispettivamente lo streaming per le persone che ci hanno seguito attraverso web, mentre Will ha fatto la registrazione della sera che useremo poi per ricavare il video in cui riassumeremo parte di quello che abbiamo detto. Io ringrazio sempre tantissimo lo staff con cui lavoro perché sono insostituibili, quindi Mary, Gea, Alex e Morgana, un attimo di sbandamento. Poi per questa serata abbiamo avuto come ospite speciale Juliet, che ha fatto vivere l'avatar di Maria Nen. Ringrazio ancora Pasquale che ha accettato di ospitarci qui alla Biblioteca Chiesa Rossa, dove saremo, e segnatevelo già, il 16 di gennaio 2013. Qui faremo una serata e i personaggi che avremo saranno speciali anche quelli, perché avremo i personaggi più famosi della famiglia Bonelli, quindi
chi conosce o chi vuole rivedere Dylan Dog, Tex Willer, Giulia, Nathan Never e uno degli ultimi nati, si chiama Lilith, sappiate che insomma li ritroverete o qui nella chiesa, nella biblioteca Chiesa Rossa qui a Milano, oppure in Second Life nella nostra isola. Ho dimenticato qualcuno? Ditemi se ho dimenticato di ringraziare qualcuno. Beh, sì, ho dimenticato Mark, perché Mark, lui abita nelle Marche, Marco, è lui che ha fatto questo bellissimo bosco. Gliel'abbiamo chiesto e lui in pochissimo tempo è bravissimo, è uno dei builder più bravi e quindi ci ha aiutato tantissime volte e anche questa volta lo ringrazio tantissimo. E ancora Alizza, che ho già citato prima, che ci ha aiutato in parte con l'aiuto di Giulia, ma insomma, lei ha dato forma all'avatar di Maria Nen. Io adesso giro con la camera ancora un pochino per farvi vedere tutti quanti alle persone. Fatevi che sono un bagno qui nella fonte calda lì, già che ci siete. Si può fare, eh? Provate allora tutti a tuffarsi dentro a fare il bagno. Non sono state preparate le animazioni, ma credo che si possa fare. Vediamoli mentre si tuffano. Vediamo un attimino anche il cagnolino Morgana. No, ci salutiamo su queste immagini, anche perché quella è una fonte vivificante, anche quella, giusto? Non abbiamo raccontato la storia, ma esiste anche quella. Eccole lì, vedi che stanno andando a farsi il bagno, mentre qui fa un freddo veramente micidiale a Milano proprio oggi. Ragazzi, io vi ringrazio ancora, vi do la buonanotte, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che hanno fatto le domande, e niente, rimanete in contatto con noi perché metteremo su Facebook e nel sito i significati delle varie parole, le fotografie, i filmati, tutto quello che abbiamo realizzato stasera. Buonanotte a tutti, ciao! Eccoli qui, vedi, stanno arrivando, ho attivato la chat per far vedere i saluti che stanno arrivando. Eccolo qui, però credo...